9 aprile 2017, ricordiamo Giovanni Cicconi, siamo nella sala consiliare, la parola all'assessore Anichini del Comune di Scandicci, grazie. Allora, intanto un grande grazie al Centro dell'Arte Vito Frazzi per quello che in questi 37 anni avete fatto per la nostra città, perché davvero in 37 anni avete reso la città anche migliore, perché con la vostra arte, con le vostre iniziative musicali, culturali, a 360 gradi avete reso la qualità anche della vita dei nostri cittadini una cosa migliore. La sala consiliare ormai è diventata casa vostra, io lo spero che anche nei prossimi anni possa continuare questa rassegna che ha visto una grande partecipazione e davvero un grande, ancora un grande grazie, in bocca al lupo per tutti. Grazie assessore. Io sono veramente onorato di poter rappresentare il conservatorio Cherubini, tutti i docenti, gli studenti, gli amministrativi e i coadiutori che Giovanni Cicconi ha veramente amato con tutto il cuore, e l'affetto è stato ricambiato negli anni, ne sono certo. La presenza di tanti docenti attuali ed ex del Cherubini lo sta a dimostrare. Naturalmente io ho dei ricordi personali di Giovanni che mi toccano ancora veramente il cuore, pochi, perché era una persona estremamente schiva, ma sapeva veramente toccare il punto della situazione. Mi ricordo quando agli esami, agli studenti di flauto, al diploma per esempio, faceva delle domande di storia e non erano domande sballate. Questo significava che Giovanni teneva moltissimo alla formazione degli studenti e quindi la direzione che ha preso il conservatorio, con la riforma, la famosa 508 che lui ha affrontato in pieno, andava nella direzione evidentemente che lui si aspettava e auspicava. Quando poi sono diventato direttore mi è venuto in mente una cosa, che tanti anni fa, mi pare forse 2001-2002, il 1° di maggio, la mattina, io ero all'estero per un concerto e lui mi chiamò al cellulare per dirmi la data del saggio finale, dell'esercitazione di classe della mia classe. Io pensai, porca miseria, ma questo non smette mai di lavorare, il 1° di maggio. Quando sono diventato direttore ho capito che aveva ragione lui, non si smette mai di lavorare. E è stato un grande insegnamento perché in effetti stare dentro il conservatorio Cherubini è un grande onore, è un grande impegno, ma che veramente si supera perché Cherubini sta facendo delle grandi cose e non per merito del sottoscritto, ma perché c'è stata un'impronta data soprattutto da Giovanni Cicconi quando c'è stato questo segno della riforma, questo passaggio della riforma, e Giovanni Cicconi vi posso garantire che è ricordato quasi giornalmente da tutte le persone che ancora sono in conservatorio. Grazie. Almeno io mi sento di suonare per ringraziare il maestro per tutto quello che ci ha insegnato e appunto, come diceva Paola, non solo grande pianista ma una grande persona, e che era un vero maestro anche appunto non solo nella musica ma per tutto ciò che riguarda anche il percorso di crescita, soprattutto perché noi siamo partiti piccoli, siamo stati 10 anni con lui ognuno di noi, quindi testimonianza è quella di Giuseppe Giglio, che insomma credo la maggioranza di noi, moltissimi di noi hanno conosciuto, è stato il direttore del conservatorio prima del maestro, che ci scrive questo: impossibilitato a presenziare alla manifestazione odierna, tengo a ricordare con profonda stima l'amico, il musicista, il collega Giovanni, che durante ben 16 anni di mia direzione al conservatorio Cherubini ha collaborato al mio fianco con rara competenza e unità di intenti, Giuseppe Giglio. Caro Giovanni, in questo giorno a te dedicato, ci fa piacere poter partecipare in qualche modo al tuo ricordo. Al Mart Lab del Conservatorio Cherubini abbiamo avuto il piacere di recuperare e restaurare i nastri con le registrazioni di diversi dei tuoi concerti, un lavoro che ci ha consentito di starti accanto per buona parte della tua carriera, anche in quella parte dove non potevamo essere presenti per semplici ragioni anagrafiche. A questo si è accompagnato anche il piacere di averti di quando in visita da noi
nelle diverse fasi di avanzamento del lavoro e poterci così incontrare per un arco di tempo abbastanza lungo. In tempi frettolosi e concitati, sempre presi dalle mille incombenze del quotidiano, le tue visite sono state un bel regalo in sé per il piacere di rivedersi. E siamo contenti di aver potuto contribuire nel nostro piccolo con il recupero dei tuoi nastri, alla conservazione della tua memoria, la memoria di una persona generosa, nel senso pieno del termine, verso gli altri e verso la musica, prima ancora che verso sé. In questo giorno brindiamo idealmente a te e abbracciamo Rosa Maria e tutti i tuoi cari. Con affetto, Marco Ligabue. Conoscevo bene il direttore Cicconi. È stato un uomo di grande spessore culturale ed era un piacere ascoltarlo. Non solo al pianoforte. Profonda conoscenza, grande sensibilità e fine eloquio unito alla sagace ironia per una aneddotica che rapiva e incantava. Non sapevo delle sue multilauree, ma era evidente la sua facilità di affrontare qualunque argomento con padronanza e competenza. Conservo un grande ricordo di lui ed oggi vorrei essere vicino alla sua famiglia con grande riconoscenza ed affetto. Un cordiale saluto agli amici del Vito Frazzi che mi hanno consentito di frequentare il mondo della musica con un arricchimento prezioso. Ugo Boccagna. Ho studiato con Giovanni Cicconi dal 79 all'85, sono stati gli anni della mia gioventù e anche gli anni in cui io stavo decidendo di fare della musica la mia attività principale. E in questo Giovanni Cicconi è stato per me un maestro bravissimo, aveva, oltre alla tecnica molto chiara, aveva un'umanità paziente e molto bella, capace di tirar fuori appunto le motivazioni e l'entusiasmo e avere la pazienza di aspettare che i suoi insegnamenti venissero assorbiti. Ecco, questo è il mio ricordo. Difficile ricordare, o perlomeno difficile esprimere quello che si ricorda di un periodo che in qualche maniera ci ha segnato, no? Per tutta la vita. Io non faccio la musicista, quindi non ho continuato a suonare il pianoforte come avevo imparato a fare con il maestro, però quello che mi ha insegnato il maestro ad ascoltare la musica, ad ascoltare le sfumature, ad ascoltare quello che la musica ti dice, mi è rimasto e mi rimarrà credo per sempre. Che avevo paura del maestro perché aveva uno sguardo molto severo e il suo giudizio era importante. E, però fu importante anche per me imparare a studiare in quel periodo perché mi insegnò che il lavoro era duro, ecco, e mi convinceva, no, con questo suo sguardo e questi suoi giudizi. Però iniziarono ad accadere delle cose che mi fecero pensare, forse c'è anche dell'altro. Nascosto. Un giorno la moglie si affacciò perché aveva qualcosa da dirgli durante la lezione e lui era in quel momento abbastanza arrabbiato, non doveva aver studiato a sufficienza, si avvicinò alla porta, parlò con lei e dopo pochi secondi tornò indietro trasfigurato, aveva quasi la voce della moglie ed era dolcissimo, lì capì che il rapporto era veramente intenso e scoprì degli aspetti del maestro che fino a quel momento non avevo avuto modo di conoscere.
9 aprile del 2017, siamo nella sala consiliare del comune di Scandicci, abbiamo ricordato con tanti allievi, amici e musicisti Giovanni Cicconi, e in questa giornata una in particolare, un allievo, Alberto Magnolfi, ci ha anche seguito una sua composizione. Perché questa scelta? È una scelta che è motivata in parte per il fatto che questa composizione è stata scritta quando ero ancora studente sia di pianoforte col maestro Cicconi sia di composizione, e di conseguenza è relativa a quel periodo in cui frequentavo il maestro. L'altra è perché in pratica oggi è la Domenica delle Palme e questa composizione è in qualche modo legata anche al periodo della Pasqua e sono lieto, lietissimo di dedicarla al mio maestro. Verrà un tempo, io lo so, in cui la gente proverà gioia l'uno nell'altro, in cui ognuno sarà una stella per l'altro e in cui ognuno ascolterà il suo compagno come se ascoltasse una musica. Sempre con me, perché questo stava il nocciolo del suo modo di insegnare. La priorità non era solamente quello di creare delle competenze professionalizzanti, come siamo a dire ora, quanto quella di tirare fuori la musica in noi e noi nella musica. E mosso dalla convinzione del profondo valore formativo della musica stessa, che non è solamente un fenomeno esibizionistico o egoistico, ma è un mezzo per esprimere bello e il buono del nostro essere, e in questo devo dire che sempre stato bravo a trasmetterci. E il suo modo di insegnare è diventato anche il mio modo di insegnare, lo dico forse con poca modestia, perché io non insegni più musica, e almeno è ciò che mi sforzo di tendere, di mirare, insegnare nel senso vero del termine. Io sono stata molto bene in classe col mio maestro, ma veramente molto bene. Penso di avere anche appreso tante cose che spero tantissimo di poter passare ai miei allievi. Penso anche se si è un po' sentito stasera con il mio allievo che ha suonato, che molte cose sono proprio scaturite dal suo insegnamento. Cosa ha scelto? Perché quell'opera? Allora, ho scelto il primo movimento della sonata di Beethoven al chiaro di luna perché ho un ricordo bellissimo col maestro, perché era uno dei primissimi saggi che facevo
e lui era molto molto preoccupato perché è una sonata abbastanza difficile e mi vedeva che ero un po' inquieta perché andavo in giro a guardare fuori dalle finestre. Lui si accorse subito di questa cosa e venne da me e mi disse: Paola, cosa c'è? E allora gli dissi che stavo cercando la luna perché volevo vedere il chiaro di luna, visto che dovevo suonare la sonata al chiaro di luna, mi sarebbe servito secondo me vedere la luna. Effettivamente non si vedeva quella sera da queste finestre e lui mi guardò, me lo ricordo ancora, con quel sorriso dolce che aveva lui, come quello di un padre, uguale. E mi disse: guarda, vai fuori, vai a cercare la luna, cerca la luna, guardala e poi torna, però torna veloce perché poi devi suonare. Insomma, mi lasciò uscire per vedere la luna, tornai e mi chiese subito: l'hai trovata? Ho detto sì, bene, adesso allora devi suonare. Sentiamola. Bene, e lui era lì di fronte a me mentre io facevo il saggio, era di fronte a me che mi guardava dalla porta d'ingresso sul palcoscenico e insomma è stato un momento proprio nostro e questo è stato il motivo per cui ho suonato questo pezzo. Grazie.
voi avrete detto, beh, ok.